Bentrovati dallo studio 1 di CTS per questo nuovo appuntamento con Mixed Zone, la trasmissione dedicata a tutti i colori del calcio siciliano dal Palermo fino alla Lega Pro, quindi dal rosanero passando per il Granata fino al rosso azzurro, al giallo rosso del Messina e ai colori dell'Acragas, l'azzurro e il bianco, insomma, colori che fanno festa più che altro questa settimana, eccezione fatta per due squadre, il Palermo che ha perso e il Catania che non è riuscito a tornare alla vittoria in uno scontro casalingo che era alla portata. Insomma, un weekend che però ha visto le altre squadre vincere, è continuato l'effetto Rigoli per quanto riguarda l'Acragas, ha vinto anche il Messina, insomma, mezza Sicilia ride, l'altra mezza sorride o comunque lì per piangere, anche perché pensiamo al Palermo in pienissima lotta per non retrocedere, ha vinto anche il Carpi, si è avvicinato e quindi ci sono due squadre delle quali guardarsi, c'è una rincorsa sia del Carpi che del Frosinone, davanti ci sono anche altre squadre che vanno piano, ma è lo stesso Palermo ad andare piano. Fortunatamente è passato adesso un mese di brutti incontri e ci sarà una partita da affrontare sabato con l'Empoli e dopo la sosta un calendario un pochettino più abbordabile, diciamo così, e l'andremo ad analizzare questa sera. Come sempre schierati al tavolo di Mix Zone insieme a me altri due componenti della redazione di Rete Palermo, e dunque parto dalla mia destra, che è la vostra sinistra, l'inquadratura totale, ovvero Francesco Trupia. Buonasera, ciao Ale. Ecco qua il primo dei nostri due redattori, componenti della redazione di Rete Palermo, alla mia sinistra e alla vostra destra, Alberto Gianbruno. Io penso che prima o poi ti confonderai questa sera. Buonasera a tutti. Ma che bell'uomo è Ciccio Trupia, io inizierei così questa trasmissione. Guardatelo, guardatelo in tutto il suo splendore, col suo maglioncino bello acceso. Che sì. Fa un bel contrasto. Per differenziarmi dal Gianbruno che ha sempre questi maglioncini così eleganti, sì, da signore. Giusto. Qual è? Giusto. È giusto, ci sta, perché siamo una redazione giovane, sprint, ci sta anche, io ho la giacca perché faccio il conduttore, ma vi confesso condurrei anch'io senza giacca, solo maglioncini. Magari faremo come Caressa Sky, un senza giacca ce l'inventeremo anche qua. In caso di vittoria ad Empoli. Ah, in caso di vittoria ad Empoli, lunedì conduciamo tutti senza giacca, va bene. Okay. Va bene. Mi sa che avremo le giacche, comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, vi dicevo in apertura un po' di risultati delle siciliane, ve li ho detti così empiricamente, andiamoli a vedere anche con i numeri insieme alla nostra grafica, perché sappiamo del Palermo 0-1 contro il Napoli, è stato il posticipo del campionato di Serie A insieme alla partita della Lazio contro l'Atalanta. In Serie B, vittoria esterna del Trapani contro il Vicenza del Marsalese Marino, che in queste ore è a forte rischio esonero, tra parentesi. In Lega Pro, Acragas 3-0 contro l'ultima in classifica, la Lupa Castelli Romani, 1-1 del Catania contro la Juve Stabia, in quello che, come dicevo, era uno scontro abbordabile, poteva servire a Catania per uscire dalla zona play-out, 3-2 del Messina invece contro il Foggia. Questa è una partita molto interessante, anche perché sono due squadre di medio-alta classifica. Questi i risultati delle cinque squadre principali del panorama calcistico regionale. Andiamo a guardare la classifica di Serie A che si è generata per effetto di tutti i risultati di ieri, in particolare detto di Juventus, Napoli che si giocano sempre lo scudetto, della Roma che è la principale candidata al terzo posto ed eventualmente anche al secondo qualora il Napoli dovesse perdere qualche colpo. Andiamo sulla parte destra della classifica, nel frattempo le altre le potete guardare tra di voi, io mi concentro nella parte che va dalla Sampdoria a scendere, anzi dall'Atalanta a scendere, sì, Atalanta Udinese 30 punti, Palermo 27, Frosinone 26, Carpi 25 ed Hellas Verona 19 punti. Hellas che ancora non è spacciata, perché nella prossima giornata mi sembra giochi in casa addirittura contro il Carpi e potrebbe anche avere quell'ultima chance per fare una rincorsa sul Palermo o chi per il Palermo, lo direte, o l'Atalanta. Ragazzi, certamente restando su questa partita, sì, certamente sì, sì. Il pari non serve a nessuna delle due per la prossima giornata, per cioè Verona Carpi. Penso che il Verona venderà cara la pelle, se non per altro per far sì che il Carpi possa andare in Serie B insieme proprio agli Scaligeri, perché non credo, adesso Giancarlo ci sta riproponendo tutto il quadro.
Hai fatto bene tu, secondo me dall'Atalanta in poi sono tutte a rischio, c'è una lotta con 5 squadre per gli ultimi due posti per non retrocedere. Io penso sinceramente che il Verona ormai abbia fatto, sì, abbia fatto il suo tempo, però è chiaro, ci sono 9 partite da qui alla fine, vuoi vedere che non si può mai dire. Come la vedi? Secondo me non è tanto, nemmeno tanto fuori la Sampdoria. Perché 32 si ha 2 punti di vantaggio, diciamo, sul plotoncino composto da Atalanta e Udinese, e poi 5 punti sul Palermo, e qualche cosina di vantaggio sulle altre. Ormai ci saranno talmente tanti scontri diretti da qua alla fine del campionato, che sarà un mini campionato da un certo punto di vista anche un po' più spettacolare, perché con tante squadre in lotta nessuno si potrà inventare di amministrare o giochicchiare, sono tutte finaline. E non dovrebbero esserci punti regalati come alla fine di ogni campionato, le piccole poi iniziano a regalare punti quando sanno di essere salve, anche le grandi potrebbero non regalare punti in chiave salvezza, perché andrebbero a falsare il campionato. Per quanto mi riguarda, il Verona è out a prescindere. Sicuramente è l'ultima chiamata, perché è l'ultima, se non chiamata, vince Carpi. Se vince rende ancora più interessante il finale, ma il Verona, per una serie di motivi, ne abbiamo parlato tante volte in queste settimane, ha anche un interesse ormai a scendere, il famoso discorso del paracadute. Però magicamente il Verona, io ero uno dei pochi testimoni voi a dire che il Carpi avrebbe battuto il Frosinone. Sì. Magicamente il Verona batterà, troverà le energie per battere Carpi e Frosinone. Sì. Per magia. E beh, certo, perché comunque gli conviene tirar giù Carpi e Frosinone non Palermo e Udinese o Palermo e Atalanta. Neanche l'Atalanta. È sempre che hanno una storia diversa. Il discorso del paracadute che abbiamo detto tante volte, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ma anche perché qualora il Verona dovesse scendere disgraziatamente per loro in Serie B, facciamo finta che vada a compiersi un po' il miracolo con Atalanta, Udinese e Verona in B, Carpi e Frosinone salve per la felicità di Lotito. Esatto. Udinese, Atalanta e Verona prenderebbero 20 milioni a testa, quindi sì. 5 milioni ancora in meno al Verona, e quindi io non penso che 5 milioni si trovino dall'oggi al domani in maniera così semplice. Sicuramente troveranno le forze per dare il massimo sia per loro stessi che in prospettiva di una Serie B inevitabile. Direi proprio di sì. Allora ragazzi, magari su queste cose ci torniamo tra un pochettino, direi di parlare di quella che è stata la partita di ieri. 24 ore fa scendevano in campo a quest'ora Palermo e Napoli, si pensava a una disfatta, un'ecatombe, una goleata da parte del Napoli nei confronti del Palermo, invece è arrivato uno streaming sito 0-1 con un calcio in rigore del quale magari discutiamo tra qualche minuto. Una puntata a parte. No, tra l'altro poi stasera lo diciamo per chi noi lo sappiamo, ma per chi a casa ancora non l'abbiamo detto, avremo anche un collegamento telefonico con un collega di Napoli, avremo modo anche di sentire il punto di vista dei partenopei, perché ci darà il suo, ma ci dirà anche più o meno quella che è l'aria che si respira a Napoli, i commenti che sono stati fatti in città, come qui a Palermo. Una redazione ha detto una cosa, una redazione ha detto un'altra, anche i giornali nazionali si sono divisi. Quello è stato un episodio che continua a far discutere dopo un giorno e probabilmente continuerà a far discutere. Io vi dico soltanto che ieri sera in tribuna stampa colleghi napoletani sono scesi dicendo: ah, abbiamo vinto con il rigore regalato. Come però non l'hanno detta così. Con l'accento campano, che io non so riprodurre in questo momento. Ci vorrebbe Lorenzo Anfuso, che stasera è ce l'ha un po' al coordinamento, e più tardi dovrebbe farci avere anche un paio di file interessanti. Ma non anticipiamo niente. Che partita avete visto? Questa è una domanda che farò anche al nostro ospite telefonico più tardi. Per primo lo faccio a Francesco, che ha un maglioncino che ricorda i colori del Napoli. Se si gira c'è scritto Higuaín. Col numero 9. Col numero 9. Io ho visto un Napoli al piccolo trotto, un Palermo che ha dato timidi, sottolineo 10 volte, timidi segnali di ripresa in fase di contenimento, ma che continua a essere morto in fase offensiva, e non dico morto a caso. Allora, che partita abbiamo visto? Intanto Napoli molto sottotono. Ora, non so se ha amministrato la partita dopo il vantaggio oppure no, oppure sentivano talmente sicuri di vincere che magari hanno preso un po' sotto gamba la partita. Sì, l'impressione che ho avuto nei primi 15-20 minuti, fino al rigore. Sì,
Diciamo che a fine rigore il Napoli era stato vagamente pericoloso, nel senso che aveva avuto sempre il possesso del pallone, però in effetti Sorrentino, non era mai, a parte un'azione di Insigne, non era mai stato messo seriamente in difficoltà. Chiaro che il rigore è uno spartiacque, perché permette a Napoli, squadra diciamo fuori dai denti nettamente più forte, di amministrare la partita da quel punto in poi, e Palermo di vedere la strada estremamente in salita. Alberto, tu come l'hai vista questa gara? Io più o meno qualche cosa l'ho detto, e poi magari se ho da aggiungere qualcosa alle vostre considerazioni. Però, come dici, vuoi tu, che mi tolgo? Finisco un concetto, come dici tu, segnali di ripresa non tanto nella partita stessa, ma quantomeno di una squadra che lotta pallone su pallone, che io raramente ho visto nelle ultime settimane. Sì. Anche mesi, diciamo, dai. Volevo dire le ultime 6-7 partite, mi è sembrato male. Meglio, meglio settimane. Del 2016, dai, esatto. Prendiamoci così. Alberto, tue considerazioni. Che rispondendo a quello che ha detto Francesco, che mi trova quasi del tutto d'accordo, secondo me abbiamo visto un Napoli sottotono soltanto perché contro il Palermo di questo campionato bastava poco per mettere in difficoltà la squadra di Novellino. È stato comunque un Palermo a tratti incoraggiante, ricordo una bella azione con Franco Vasquez che ha messo in seria difficoltà Reina, ed è stata l'unica vera occasione del Palermo in tutta la partita, del primo tempo. Lato Napoli ne ricordo qualcuna in più, ricordo anche qualche intervento di Sorrentino che ha negato... Sì, su Giorginio, su Insigne, Napoli che spesso e volentieri ha cercato di far male al Palermo, un po' come ci preannunciava nel servizio giovedì Mister Cerro, sì. Con questi tagli centrali, con l'uomo che veniva dall'esterno e sfruttando molto il pallonetto filtrante che facevi a PES una volta col triangolo L1. Questi più giovani la capiscono subito, quelli un po' più anziani. Probabilmente la ricorderanno certamente questa mossa. Quindi io penso, volendomi togliere subito il dente, poi arriveremo al discorso del rigore, che secondo me il rigore può essere dato. Probabilmente a parti invertite, e non vuole essere una scusa, non lo avrebbero dato. D'accordo. Perché in una frazione di secondo, noi stiamo qua a parlarne ancora dopo un giorno. E abbiamo visto 87 miliardi di replay. Abbiamo visto tanti replay. Salse da tante inquadrature, Mediaset, Sky, TV locali. Sono il primo a dire che per un replay visto il rigore sembra non esserci, perché sembra Albiol che vede Andelkovic dopo aver fatto la scuola insieme e se lo abbraccia del tipo caramba che ma sorpresa. Che non lo vedeva da tanto tempo. Ma da mo, come dicono. E da un altro replay sembra invece che il rigore ci sia. Quindi quando hai dubbi dopo un'intera giornata, e abbiamo visto chissà quante volte, un minimo di giustificazione a Rocchi che, ripeto, a parti invertite non avrebbe dato probabilmente il calcio di rigore, la vogliamo dare. Posso fare l'avvocato del diavolo? Va, ormai abbiamo aperto il discorso di rigore, via. Vai a sciolinare. Allora, se a parti invertite non l'avrebbe mai dato, non è rigore. Non è detto. No, perché se a parti invertite... Perché se il regolamento... Se viviamo in un regolamento uguale per tutti... No. Sì, perché lì, se il regolamento lì, è uguale... Allora, se vai a cercare in quel foglio che abbiamo preparato gli scontri diretti, in basso c'è scritto anche sudditanza psicologica, che è purtroppo una regola non scritta del calcio, la conosci meglio di me. Perché molte volte qualche squadra cosiddetta big ne ha usufruito. E te lo dico con la morte nel cuore, perché secondo me, io sono per esempio per il sorteggio integrale per gli arbitri, no? Perché mi piacerebbe avere tutto uguale per tutti, la legge uguale per tutti. Però purtroppo non è così. Però la cosa assurda, però sono d'accordo con te. La cosa assurda, aggiungo io, avevamo uno dei migliori arbitri d'Italia in questo momento, Rocchi, è considerato tale, un internazionale, ha sostituito i vari... Collina e compagnia che negli anni si sono ritirati per raggiunti limiti di età, è diventato ormai uno degli arbitri di riferimento, ha fatto insieme a Rizzoli i big match, li danno a lui, quindi alla fine con un sorteggio integrale, come dici tu, saremmo anche stati contenti di avere Rocchi e poi il risultato sarebbe stato quello. Molto abilmente, quindi esatto. Alla fine lascia anche il tempo che trova, può essere pure però che proprio perché, questi arbitri sono... Proprio perché, allora, a livello internazionale, secondo me lui fischia il fallo perché a livello internazionale su queste situazioni c'è un po' più di sensibilità. Quindi ma in Europa l'avrebbe dato? In Europa probabilmente l'avrebbe dato,
Bisogna vedere, allora, è un episodio per cui se arbitra Gianbruno, se arbitra Trupia, se arbitra Rubino, cambia la prospettiva, nel senso, è a situazione, è a sensibilità personale, perché? Perché se guardo io l'azione, per me non è rigore. Ci sono colleghi a cui il rigore sembra netto. Quindi se a un primo sguardo, che è poi quello che conta, perché io se devo dare un giudizio lo devo dare sull'impressione istantanea che mi dà l'episodio, Più o meno perché come che è quello l'arbitro. che fa l'arbitro. Però ricordiamo sempre che noi non abbiamo la visuale Sì, dell'arbitro. per carità, dico, io ho la visuale della tribuna stampa, dalla tribuna stampa a impressione immediata non mi è sembrato rigore, anzi mi sembra fallo netto di Albiol. Albiol. Devo dire che nella confusione dell'area di rigore mi è leggermente sfuggito il contatto, perché ero talmente concentrato su Albiol e Andelkovic, e mi è leggermente sfuggito il contatto tra Struna e Higuaín. Struna e Higuaín con Gilardino in più pure, un 2 Sì, contro 1, però un triangolo. io aggiungo una cosa che va valutata. In area di rigore, in 90 3, 4, 5 minuti, quanti ce ne sono ogni partita? Bisognerebbe dare circa 6, 7, 8 rigori. Perché A a partita. partita? 4 da una parte, 4 dall'altra, fate voi, 5 da una parte, 3 dall'altra. Cioè, perché su ogni calcio d'angolo in area di rigore succede di tutto: spinte, trattenute di maglia, spinta dell'attaccante che non vuole essere trattenuto, qualsiasi Fallo cosa. sul portiere e Fallo sul compagnia. portiere, spesso, qualsiasi cosa. Quindi, se noi valutiamo un'azione del genere, allora giusto, Rocchi dà il rigore perché vede che è rigore, perfetto. Su ogni calcio d'angolo, se ci sono trattenute, è rigore. Poi la partita finiscono 19, 8 a 7. Cioè, ma è giusto così, altrimenti diventa discrezionalità. Perché se il trattenuto è Higuaín, vi faccio un esempio: se il trattenuto è Higuaín, allora è rigore. Se il trattenuto è Pezzella, non è rigore perché non ha il pedigree di Vabbè, Higuaín. qui arriviamo alla sudditanza che diceva Alberto, Sì. Che per fondamentalmente. carità non è Gira, un modo di gira, gira. giustificare. Gira, gira, siamo sempre lì. Io non voglio giustificare nessuno, non sono l'avvocato di nessuno e tutto quanto. Però purtroppo c'è da mettere nel calderone anche questo. C'è anche da dire una cosa. Nel caso in cui Rocchi dice, tra il serio e il faceto, ad Andelkovic, Ah, lo aveva richiamato andando secondo vicino, me. dice Richiamato, questo è non lo vero. trattenere. Perché se ti fischio il rigore, ma lo dici con Albiol a un metro? Cioè, se io sono Albiol e sento un discorso del genere, la prima cosa che faccio è afferro sul calcio d'angolo Faccio il e koala, mi andare, aggrappo. qui ci mi butto a terra, perché cioè, è Mi normale. aggrappo come un koala, È normale, all'avversario e cioè, me lo non è tiro. nemmeno. Nel Diciamo caso, anche. io non sono talmente lontano in tribuna stampa che posso solo immaginarlo un discorso del genere, perché non sono nelle condizioni di poter dire gli ha detto questo, mi ha detto quello. Però sulle immagini televisive, a quanto pare lui dice poi dopo a No, ma lo Sorrentino. ha richiamato tante Sciacquo, volte. tu che avevi anche Ma un'altra diretta, l'hai vista in TV è per anche esigenze di illogico. lavoro. Tu cosa hai visto in TV? Noi avevamo un'altra visuale. Io sono d'accordo con voi che in diretta, specie dalla inquadratura diretta, non mi sembrava calcio di rigore. L'ho dovuto vedere tante volte e ho ancora il dubbio. Però, ripetendo quello che diceva Francesco, dobbiamo mettere anche l'ingenuità di Andelkovic, perché Assolutamente sì. ancora non l'abbiamo Quello non c'è citata, dubbio. ma Andelkovic fa un'ingenuità. Perché se sai che Albiol è una Tra l'altro non è la vecchia. prima volta, perché lui ha fatto prendere al Palermo almeno 3-4 rigori, 4 da Sempre con rigori, sì. Rocchi, E con sempre Rocchi poi con ci sono dei Rocchi. A precedenti. Verona calcio di rigore causato da Andelkovic che si incontra a caramba che sorpresa con Luca Toni dopo tanti anni, pum, e ci è cascato nuovamente. Io penso che Novellino, Iachini, Ballardini, tutti gli allenatori, quando vadano a preparare le partite e quando vanno a sapere anche l'arbitro, qualche accortezza la danno ai giocatori. Caro Sinisa, dicono a Bergamo stuppati le orecchie, proprio stuppati. So. E dicono così, perché probabilmente è un po' duro sotto quell'aspetto. Dispiace. Allora, ragazzi, io direi di fare una piccola pausa e di ritornare tra un po' sull'argomento del rigore insieme al nostro ospite telefonico, ma al rientro della pubblicità di andare a guardare un po' di dati statistici su quelli che sono i due giocatori di riferimento delle squadre, ovvero Vasquez e Higuaín. Quindi state con noi perché tra un minuto ritorniamo e continuiamo a parlare di Palermo.
Iscriviti su betinside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza, gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.betinside.it. Punto SNAI Stadio, via Alcide De Gasperi 65/71, Bagheria. Scommesse sportive, ippiche, virtuali, concorsi e pronostici, sala dedicata a slot e VLT, tutte le sere, aperti per le scommesse live. Punto SNAI Stadio, siamo a Bagheria in via Alcide De Gasperi, di fronte allo stadio. Iscriviti su betinside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza, gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.betinside.it. Bentrovati, torniamo con la seconda parte di Mixed Zone. Durante la pubblicità qui al tavolo abbiamo continuato a discutere dell'episodio da rigore, ma non solo, una delle tante cose che hanno fatto discutere, scusate se vi ripeto questo verbo, che hanno fatto parlare, perché tra le altre cose ci sono stati degli argomenti che io ora voglio affrontare immediatamente, che sono quelli legati al pubblico, allo stadio. Ci sono stati meno di 5.000 biglietti venduti, meno di 15.000 persone allo stadio e tantissime in assetto da protesta. Io ho scritto così ieri sera, facendo il pezzo ambientale, con le impressioni che ho avuto, perché un po' da tutti i settori ho sentito più mugugni che altro, è arrivato qualche fischio, è arrivato qualche fumogeno, materiale pirotecnico, chiamiamolo così perché non l'abbiamo ben identificato, nel secondo tempo dalla sud, la nord spaccata, come sapete ormai da tempo, nord inferiore, nord superiore, cori diversi magari in contemporanea e anche sentimenti diversi, c'è una parte che va completamente contro Zamparini, l'altra che va contro la squadra, una parte era amica di tifosi del Napoli, un'altra no, ci sono stati striscioni, cose insomma... c'è stato di tutto un po'. Ma un che colpa. Commento rapido, Alberto, tu che l'hai vista dalla TV, che impressioni sono avute dalla TV, e poi andiamo che abbiamo già il collegamento aperto. Sì, ma dico io, ma che colpa ne ha la squadra? Che colpa ne ha la squadra e come si fa a prendersela con questa squadra? I limiti tecnici di questo organico li conosciamo, sono ormai noti. L'unica cosa che servirebbe è fare quadrato proprio intorno al gruppo adesso allenato da Novellino. Se c'è da fare una contestazione, i tifosi sono liberi di farla, che la facciano alla società, che la facciano a Zamparini, quello che penso io. E l'hanno fatta. L'hanno fatta però prendersela con la squadra, quando la squadra è comunque già confusa di suo, secondo me non fa bene. Direi di sì. Francesco, andiamo al commento sul ambientale magari un po' più avanti. Adesso mi sa che tu avrai tanto da interagire con il nostro ospite telefonico. Appena parleremo del calcio di rigore, diamo il benvenuto ad un amico, ad un collega di Napoli, Alberto Cuomo di Club Napoli All News. Ciao. Ciao Alessandro, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Ben trovato Alberto. Noi ci siamo sentiti più volte in questi giorni, già prima della partita ti avevo detto che probabilmente sarebbe andata a finire così, ma non mi aspettavo una vittoria di rigore. Non mi aspettavo questo Napoli un po' al piccolo trotto che abbiamo visto per certi versi, per certi altri invece abbiamo visto grande possesso palla, schemi e trame di gioco ben consolidate, alla fine comunque l'esito è stato quello. 3 punti per il Napoli, 0 per il Palermo. Eravate un po' spaventati alla vigilia a Napoli per il cambio di allenatore qua a Palermo? Ma più che spaventati, sappiamo bene che è un'arma a doppio taglio, sai, quando c'è il cambio di allenatore la squadra può ricevere una scossa mentale importante di comunque di peso rispetto alla gestione precedente, perché sai,
possono cambiare le gerarchie, chi ha giocato di meno può comunque mettersi in luce di fronte al proprio allenatore, però Napoli sì, tutto sommato hai ragione, il risultato di 0-1 fa un po' meravigliare, no? I tanti addetti ai lavori, i tifosi, anche voi stessi tifosi e addetti ai lavori di Palermo e tifosi del Palermo. Noi qui a Napoli abbiamo altri tipi di problemi, pensa te Alessandro, ovvero? La gente si preoccupa di non arrivare al punteggio tennistico, cioè al 4-5-0. La vittoria non basta, la gente vuole la goleada, e qui ci sono tanti tipi di critiche, ma tra tutte il motivo per il quale è stato lasciato Grassi in tribuna. E sì, quindi non, secondo me non ci siamo sotto questo punto di vista, perché la piazza è sempre spaccata, così come l'anno scorso, quest'anno c'è chi è pro di Maurizio Sarri, chi invece è contro, infatti alla prima occasione subito lo si critica. È assurdo andare contro Sarri, però, secondo il mio parere, Albert, cioè, è clamoroso. Cioè, come fai ad andare contro Sarri quest'anno? Ma come si fa? Lo so ragazzi, ma noi siamo una piazza particolare, ma non parlo di tifosi, parlo proprio di addetti ai lavori, cioè colleghi, giornalisti che lo scorso anno erano pro Benitez e avvelenati da questo addio del tecnico spagnolo, ora si sono messi contro Sarri, ma poteva venire anche Mourinho, si sarebbero messi contro anche di lui, quindi per farvi capire un po' la dimensione della nostra piazza. Alberto, ti faccio fare una domanda da un tuo omonimo, Alberto. No, infatti complimenti Alberto per il nome, già questi sono ovviamente dovuti. E io ti chiedo se, insomma, tu sei stato molto esaustivo a spiegarci quella che è la situazione lì, in quella bellissima piazza molto calda e passionale come Napoli, se vi rendete conto che davvero dopo tanti e tanti anni, noi dall'esterno magari abbiamo un po' più di semplicità a farlo, ma se vi rendete davvero conto che questo può diventare un anno straordinariamente storico, perché lo scudetto è lì, insomma, ci sono ancora 9 partite, è vero che la Juventus sembra aver ripreso il passo di un tempo, però non è ancora finita. Perché tutte queste critiche? Perché si spiazza la piazza, diciamo così? Ma pensa, caro Alberto, che addirittura la gente si è augurata che il Napoli uscisse dall'Europa League proprio per avvantaggiare il cammino in campionato, per farti capire un po' qui come la situazione sia vertiginosamente smoderata e smisurata, proprio perché noi siamo la città dell'eccesso, siamo un po' fatti così. Però detto questo, sono d'accordo con te, secondo me prima di tutto Sarri ha vinto già, sì. Dopo le 3 giornate di campionato sappiamo tutti, il Napoli aveva soltanto 2 punti, 2 pareggi di cui uno a Empoli e uno in casa con la Samp, la sconfitta di Sassuolo, e poi dopo abbiamo visto un altro tipo di Napoli. Da allora Sarri secondo me già si è fatto parecchi schiaffi dalla faccia, sì. E questo già per lui è una grandissima vittoria, ma lui lo ribadisce ad ogni conferenza stampa, quindi sappiamo benissimo l'allenatore come la pensa. Ma poi sappiamo tutti che la vittoria principale di questo Napoli è prima di tutto arrivare in Champions dalla porta principale, quindi il secondo posto è comunque un traguardo importante. Adesso però, guardando questo Napoli, guardando il record clamoroso di Higuain che sta eguagliando nelle marcature Cristiano Ronaldo, e vedendo comunque gente come Koulibaly, Goulam, Jorginho, Hamsik praticamente rinati, possiamo veramente ben sperare. Io ti dico che purtroppo non dipende soltanto dal Napoli, ma dipenderà soprattutto dalla Juventus, che a mio avviso ha soltanto 2 gare in cui può, mettiamoci una terza, in cui può veramente scivolare su una buccia di banana: domenica con Torino, a Firenze e a Milano col Milan. A Milano col Milan ci credo poco, a Firenze troveranno una guerra, con Torino mi auguro che il compaesano Ciro Immobile ci faccia un regalo. Detto questo, non bisogna mollare, ma soprattutto perché sono d'accordo con te che quest'anno c'è una grossa occasione, non perché il prossimo anno si possa eguagliare il cammino, ma perché si è trovata veramente una quadratura. Voi perché ci sono dei calciatori che stanno facendo veramente un'annata straordinaria e non credo che da oggi a domani diventano brocchi, però Koulibaly sta facendo una stagione meravigliosa e credo che la nazionale francese con Deschamps si stia mangiando le mani. Higuain sta facendo una stagione mostruosa, altisonante, al contrario di quanto ha fatto con l'Argentina. E poi abbiamo Caglioni, che è un giocatore che credo che in Europa sia unico, più unico che raro. E poi avete, a questo punto, interrogativo Insigne. C'è in panchina un giocatore meraviglioso anche come Gabbiadini, è proprio una panchina di lusso.
su Gabbiadini c'è un'altra querella qui a Napoli, c'è chi lo vede prima punto e chi lo vede esterno a destra. Fatto sta che Maurizio Sarri a destra non lo vede assolutamente. Come prima punta fa fatica a giocare, maggiormente se si trova avanti un fenomeno, un marziano, uno fuori dal mondo come Higuain. Poi mettici anche che il ragazzo ha un carattere un po' particolare. Io se fossi in lui, anche se dovessi entrare a 5 dalla fine, guarda, non voglio dire sciocchezze, ma mangerei veramente l'erba, certo. Andrei avanti e indietro, e invece entra con uno spirito un po' alla demoralizzato, un po'... esatto, sì, un po' scoraggiato. Probabilmente già sa che alla fine dell'anno ha un destino lontano da Napoli, quindi secondo me sta ripercuotendo questo suo umore sul campo, e noi lo stiamo notando, anche quando si riscalda, molto meno deciso, lo vediamo un po', certo, sulle gambe. Si vede un po' dall'atteggiamento che si ha anche in questi piccoli dettagli, si nota, non sta bene. Alberto, io andrei adesso alla nota dolente della telefonata, per il calcio di rigore. Ti riporto che qua da Palermo ci sono tanti pareri contrastanti. Non ultimo, all'interno della nostra redazione si è aperto un dibattito, chi dice era rigore, chi dice non era rigore, chi va alla via di mezzo. Io ti chiedo se l'episodio di ieri sera tu lo giudichi esattamente come ha giudicato l'arbitro Rocchi, e poi ti chiedo anche di riportarci qual è il pensiero lì a Napoli, ti dico, di colleghi, ora io non ti saprei dire esattamente chi perché qualcuno non lo conosceva, ma di colleghi napoletani che andavano via dicendo un po' di regalo, come suole fare qualcuno alla Juventus, ce l'hanno fatto. Ti dico già anche questa, che anche tra colleghi tuoi concittadini c'è qualcuno che la pensa come i palermitani. Io ho visto l'occasione, l'episodio, l'ho visto tante volte, Alessandro, e ti dico che inizialmente, avendo visto la doppia sbracciata sia su Albiol che su Higuain, mi ha fatto sobbalzare dalla sedia. Rivedendolo, credo che quel fallo su Albiol si può fischiare 50-50, ma quello su Higuain praticamente gli straccia la maglia di dosso. Poi la prende anche con la mano Struna, se non sbaglio, quindi poi vengono comunque poi da un doppio richiamo di Rocchi, e Michi lo ha sottolineato, Rocchi sì. È stato costretto a fischiare il fallo di calcio di rigore perché ha richiamato due volte Andelkovic, quindi lui secondo me già aveva visto un primo strattonamento, quindi un primo fallo, un secondo, al terzo fallo, avendoli già comunque avvertiti, ha fischiato il fallo. Voi perché c'è un'immagine, un frammento in cui si vede proprio Andelkovic con la mano destra buttare giù proprio Albiol. Poi perché c'è l'altra immagine in cui c'è Higuain che si sta smarcando e Struna che praticamente lo tiene a sé tirandolo per la maglia, non conteggiando, non calcolando il tocco di mano. Da quest'altra parte ti dico che è un rigore che si può fischiare. C'è chi dice che contatti del genere ci sono praticamente tutte le domeniche, perfetto, e allora è il metro arbitrale, il metro di giudizio che deve cambiare, perché se tu fischi questo devi fischiare sempre, probabilmente c'è qualcuno che è disattento, un po' troppo distratto su questi strattonamenti e non li fischia, però ti dico che altrove, ad esempio io sono un appassionato di calcio internazionale, ti dico subito che in Inghilterra falli del genere vengono fischiati subito, non richiamano nemmeno gli avversari, vengono fischiati subito, quindi c'è un po' un metro di giudizio differente. Non ti parlo da tifoso, ti parlo da assolutamente, da certo. Ti dico che per me questo rigore ci poteva stare, poi insomma deve essere anche discrezione dell'arbitro, ci sono tante cose che noi non vediamo, non riusciamo a vedere dalla televisione, io purtroppo l'ho vista dalla televisione, dal vivo magari avrei visto il doppio richiamo di Nicky, magari avrei capito anche un po' la situazione a palla lontana, ci sono tante situazioni, fatto sta che comunque il Napoli nonostante quello ha creato 9 palle gol, e secondo me queste 9 palle gol sono frutto di un nervosismo dovuto al fatto che il Palermo, fresco di cambio di panchina, si vedeva che era un po' una squadra che doveva ingranare un pochino la marcia, e loro divertendosi cercavano di arrivare alla conclusione quanto più facilmente possibile, non riuscendovi si sono anche un po' innervositi, vedi Insigne, vedi Higuain, vedi Caglione che ha avuto poche occasioni, ma a mio avviso comunque il Napoli, se non avesse sbloccato il risultato sul calcio di rigore, avrebbe avuto altre occasioni, magari erano anche un po' più tranquilli, possibilmente sì. Però, Alberto,
Alberto, finisci questo concetto e poi ti faccio parlare con Francesco Trupia, che per noi si occupa settimanalmente anche dell'arbitro. L'ho visto andare in ebollizione sulla prima parte dei tuoi commenti e poi eravate un po' più d'accordo sulla seconda. Sul calcio internazionale. Continua, stavi dicendo, le occasioni del Napoli e poi? Non ho sentito Ale. Allora, ti avevo stoppato, ti volevo far finire però il concetto che stavi esprimendo e poi ti volevo far parlare con chi per noi si occupa dell'arbitro. Su una parte delle cose che hai detto era d'accordo, sull'altra no, molto meno. Ti dicevo che secondo me questo 0-1 dopo 15 minuti ha un po' tranquillizzato i ragazzi, poi perché sono persone dal carattere non facile, come Higuain, come Insigne, che se non fanno gol, se non sbloccano il risultato, vanno ancora di più in nevrosi, in astinenza, quindi cercano sempre la conclusione. Con lo 0-1 secondo me li ha tranquillizzati. Se non ci fosse stato il calcio di rigore, secondo me si sarebbero creati altri presupposti, nonostante quelli già visti. Esatto. Però lo 0-1 ci può stare tranquillamente. E ora qui a Napoli gridano allo scandalo, però 0-1 me lo porto a casa tranquillamente. Francesco, sono tutto tuo. Ecco qua. Allora, intanto Alberto, ti faccio i complimenti. Anche tu per il nome? Sì, anche io per il nome. A parte gli scherzi. Ti faccio i complimenti perché hai praticamente parlato di tutto, di tutta la partita, nei minimi particolari. Con grande lucidità. Con grande lucidità, prima di tutto. Poi non l'abbiamo chiamata a caso, sappiamo che è uno dei migliori. Poi ti volevo fare una domanda un po' dispettosa. Tu pensi che nel caso in cui la trattenuta fosse avvenuta nell'area opposta, l'arbitro si sarebbe comportato allo stesso modo? Lungi da me da pensare che il Napoli sia stato agevolato. No, premetto che il Napoli sicuramente meritava di vincere e che il Napoli è nettamente più forte, su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. Però mi sembra anche giusto dire che non so quanto, se lo stesso episodio fosse capitato nell'area opposta, l'arbitro Rocchi si sarebbe comportato allo stesso modo. Guarda, con molta sincerità, dico, siamo... No, io ti rispondo tranquillamente dicendoti, Francesco, che il precedente, cioè la doppia ramanzina di Rocchi, la dice lunga. Nel senso, abbiamo di fronte Andelkovic, Struna, i marcatori, ok? Dall'altra parte abbiamo Albiol, Koulibaly. Il fattore esperienza, il fattore caratteriale, quello importante, no, che fa un difensore, secondo me ha pesato, nel senso... Andelkovic, Struna, probabilmente avendo di fronte gente come Higuain, gente come che gioca insomma nelle nazionali a livello internazionale, calcando palcoscenici importanti, sono andati un po' più in stress rispetto a quello che potrebbe essere un Albiol o un Koulibaly di fronte, con tutto il rispetto, gli altri giocatori, e non parlo soltanto del Palermo, parlo di anche altre squadre. Sì. Secondo me, dopo la prima ramanzina, si sarebbero comportati diversamente, ma poi perché è proprio uno status quello della difesa napoletana, che prima di tutto non marca uomo, ma marca zona, quindi una situazione del genere non si sarebbe creata. E poi perché il Napoli evita questi contatti, appunto figlio del fatto che gli arbitri troppe volte hanno, si può dire, non agevolato, però cascato la mano su quelli che sono i contrasti, i rapporti proprio face to face tra i difensori napoletani e quelli delle altre squadre. Quindi secondo me il difensore napoletano non va proprio a girare l'ostacolo direttamente, non incontra. Ma poi è proprio il fattore difensivo, è quell'atteggiamento proprio che evita questo tipo di contatto. Noi cose del genere non lo vedremo mai nell'area di Napoli. Se vai a vedere Bologna-Napoli, noi abbiamo preso gol proprio perché marcando a zona gli avversari hanno preso il tempo per fare il terzo tempo e quindi per saltare tranquillamente da soli indisturbati. Nel caso dell'area di rigore del Palermo, voi barcavate a uomo e quindi c'era più contatto fisico. E comunque, per forza di cose, voi Struna, voi Andelkovic andava praticamente ad utilizzare le mani. Nell'area di rigore del Napoli, Francesco, cose del genere non si vedranno mai. Vabbè ragazzi, allora abbiamo capito che il Napoli è un po' più furbo tatticamente parlando del Palermo per quanto riguarda le situazioni in area. Sono una furbizia detta in modo giusto. Questo è anche un complimento. Un complimento. Ma sono impostazioni proprio difensive di Sarri, che è proprio un allenatore che gioca proprio a zona. Diciamo che è un Napoli un po' più sveglio del Palermo in questa situazione. Piuttosto che dire furbo, diciamo smaliziato. Sarri è un po' più smaliziato rispetto agli allenatori che si sono
succeduti sulla panchina del Palermo. Non è anche un caso che il Palermo sia una delle squadre che ha preso più rigori contro e che non ne abbia mai avuto uno a favore. È anche la squadra che ha avuto più allenatori. Ragazzi, Alberto, buttate più palle in area, cercate di mettere l'avversario alle corde, perché il Palermo si deve salvare. Dovete iniziare un attimo a cambiare trend, perché io non posso pensare che la Serie A, l'Italia, si possa privare di una ragazza come Palermo nella massima serie. Quindi secondo me il Palermo prima di tutto si salverà, ma poi credo che Novellino porterà una bella ventata di ottimismo, perché conoscendolo da vicino, Novellino è uno che veramente si tira fuori il meglio, quindi state in buone mani. Speriamo che sia così. Alberto, per questa sera il nostro tempo a disposizione per il collegamento finisce qua. Noi ovviamente ci sentiremo privatamente in altri momenti e ti rinnovo a livello professionale, ti rinnovo l'appuntamento ad un'altra occasione. Ma speriamo anche di chiamarlo a maggio, fai tutti gli scongiuri del caso, ma speriamo di risentirci per un avvenimento con la S maiuscola. Che noi, bello, fortunatamente non sei inquadrato, dico, puoi fare tutti gli scongiuri. Tutti gli scongiuri che vuoi. Volevo chiedere un'ultima cosa, Alberto. Sì, vai. Alberto, quanto fa paura il filotto della Roma? Non guardando la Juve, quanto fa paura il filotto della Roma in prospettiva? Guarda, secondo prof. Qui a Napoli la Roma viene vista con un certo scetticismo, perché fa un gioco che, messo al pari del Napoli, fa sì che i calciatori napoletani vadano a nozze. Cioè, loro si chiudono e praticamente vanno di contropiede con i loro velocisti e con il giocatore di smistamento, di manovra, che è Perotti. Noi, se portiamo avanti questa idea di gioco a Roma, perché si giocherà a Roma-Napoli, credo che riusciremo a fare comunque una buona partita. Ti dico, a Napoli si vede soprattutto la Juventus. È vero, la Roma è a pochi punti, perché qui mancano 9 partite, però basta un pareggio e una vittoria dall'altra parte che possono cambiare le cose. Ma al pari, Roma e Napoli, secondo me, voi, perché i nostri sono galvanizzati e stanno guardando veramente al primo posto, e voi perché c'è proprio una filosofia di gioco che, a mio avviso, poi mi smentirà il campo, a mio avviso in questo momento può premiare il Napoli, proprio perché Spalletti sta utilizzando un sistema di gioco un po' più accorto rispetto a quello che lui ha sempre utilizzato a Empoli, a Roma, nella prima esperienza, allo Zenit. È un 4-2-3-1 un po' più coperto, però, perché poi Pjanic fa praticamente schermo e non fa l'attaccante, gli altri arretrano moltissimo. Fai così, una cosa del genere, contro il Napoli ne prendi 3, in casa, fuori casa, ne prendi 3, perché il Napoli è talmente padrone della sfera che veramente è difficile togliere respiro alla manovra. Ce ne siamo accorti, ti devi soltanto chiudere, ti devi solo chiudere e non le devi prendere, ma se giochi in questo modo, secondo me vanno in difficoltà tutti. Allora, faremo una puntata dedicata direttamente a delle dissertazioni con Alberto, perché è un piacere parlare con lui, però purtroppo il tempo è tiranno. Alberto, ci dobbiamo risentire in un'altra occasione, come diceva l'altro Alberto, magari per parlare di qualcosa di veramente bello per il Napoli. In tal senso vi diciamo, facciamo un in bocca al lupo alla piazza napoletana e speriamo che questi 3 punti portati via da Palermo possano servano essere alla utili fine. Credi, ragazzi, credi. Perché io altrimenti spero li potevate lasciare qua. Esatto. io spero che questo mancato pareggio possa far sì che la squadra si riprenda immediatamente domenica prossima, e che il Palermo giocherà nella massima serie con più tranquillità, e che magari possa cambiare quanto meno allenatori possibili, perché veramente quella storia speriamo. Non la comprendo nemmeno io, la prossima volta ve la spiegate voi. Ragazzi, è stato un piacere, vi auguro una buona serata e grazie di tutto. Grazie a te, grazie. Ringraziamo allora Alberto Cuomo, Club Napoli All News, Teleclub Italia, per essere stato con noi. Allora, la telefonata è durata un po' più del previsto, perché devo dire è stata piacevole, abbiamo avuto un collega che ci ha esposto il suo punto di vista, ma è stato anche capace di essere obiettivo in una situazione nella quale era facile poter invece prendere una direzione soltanto. Direi facciamo una pausa e poi dobbiamo ai nostri telespettatori le analisi di Higuaín e Vasquez, di come si sono mossi, e dobbiamo soprattutto anche le altre siciliane dobbiamo parlare. Quindi pausa e poi rush finale. Iscriviti su bettingside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza, gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.bettingside.it.
www.snaistadio, via Alcide De Gasperi 65/71, Bagheria. Scommesse sportive, ippiche, virtuali, concorsi e pronostici, sala dedicata a slot e VLT, tutte le sere, aperti per le scommesse live. Punto Snai Stadio. Siamo a Bagheria in via Alcide De Gasperi, di fronte allo stadio. Iscriviti su bettingside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza, gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.bettingside.it. Torniamo in studio per l'ultima parte di questo appuntamento di Mixed Zone, comunicazione di servizio alla regia. Stravolgiamo un po' i piani prima di tornare a parlare di Palermo, l'abbiamo fatto ampiamente, abbiamo parlato anche di Napoli con il collegamento telefonico, passiamo alle altre siciliane, andiamo a guardare in rapida rassegna quello che è successo in Serie B e in Lega Pro, i risultati li abbiamo già dati, quella che è la classifica della Serie B, il Trapani con questa vittoria, la classifica la fa sorridere perché 44 punti, si rimette in scia volendo per poter rientrare nei playoff, ma allontana sicuramente quella che è la zona playout e retrocessione. Io intanto ti do un aggiornamento live, perché si sta giocando Cagliari-Perugia e il Cagliari perde in casa col Perugia. Sta perdendo in questo momento. Questo è un risultato che fa intanto piacere al Crotone sicuramente, che ha perso contro il Brescia, quindi due risultati ammazza a bolletta, però fa anche pensare che il Trapani aveva lasciato le cosiddette penne col Cagliari, nel senso che è stata una beffa quella di qualche settimana fa in casa col Cagliari, vittoria sfumata al 92esimo minuto, il Cagliari che sta ancora perdendo, sarebbe la terza sconfitta in quattro partite. Per quanto riguarda il Trapani invece è stata la terza vittoria esterna consecutiva, e se non ci fosse stata appunto la beffa che dicevi tu, sarebbe stata anche la terza vittoria di fila. Passiamo con anche magari con un commento di Francesco a quella che è la Lega Pro, anzi prima della Lega Pro c'è stata una ricorrenza in Serie B, perché guardiamolo in grafica, accadde oggi cosa? Serse Cosmi sulla panchina del Trapani, quindi L'anno scorso proprio oggi vittoria 4-2 sulla Ternana. Spegne sulla Ternana, tra l'altro lui da perugino, insomma, un bel esordio l'anno scorso. Una bella soddisfazione. Spegne dunque la candelina, Serse Cosmi a Trapani. Andiamo a guardare qual è la classifica che si è generata per effetto dei risultati invece che sono maturati in Lega Pro. Vediamo, il Catania sempre invischiato nella lotta per non retrocedere, o meglio, per la griglia dei playout, andiamoci così, perché diciamo che per retrocedere la Lupa Castelli Romani ce la sta mettendo tutta, peggio del Verona in Serie A. Mentre per quanto riguarda l'Akragas c'è stato un bel rilancio, lo vedete in alto nella parte destra della classifica, ma in realtà sarebbe tranquillamente anche nella parte sinistra, sì, sotto il Messina, gli stessi punti dell'Andria e della Paganese, proprio sotto il Messina che battendo il Foggia, squadra che sta lì davanti, si è messa in situazione di assoluta tranquillità. Direi che il Messina ormai è fuori completamente dalla possibilità di essere risucchiato dietro, è abbastanza lontano però anche dal poter entrare nella zona playoff, che come ricordavamo la scorsa settimana è un po' più particolare. Adesso in Serie C non vanno più le prime 5, la prima sale, le altre 4 fanno i playoff, ma si tratta soltanto di essere la prima, e poi c'è un gioco perverso di incroci tra i gironi per ci vorrebbe un'ora solo per poter salire con le prime due. Francesco, l'effetto Rigoli all'Akragas è incredibile, è praticamente soltanto una sconfitta e poi solo vittorie, non conosce il pareggio. Sì, l'Akragas fino a una decina di partite fa era in piena sotto lotta, il Catania era in piena lotta per non retrocedere, mentre adesso è a 34. Quando un allenatore, con i dovuti paragoni, il Rigoli sta facendo come Spalletti, bravo. Con qualche capello in più. Sì, soprattutto riuscito a trovare quella continuità di risultati che in un campionato del genere
fa la differenza. E poi, insomma, da motivato i giocatori nel modo giusto, probabilmente ha toccato quei tasti che le grottaglie non è riuscito a toccare. Esatto, direi proprio questo. Forse la squadra aveva anche un po' rigettato le grottaglie. Nel frattempo la regia ci manda un po' di immagini di RVM. Ci vuole esperienza per allenare una squadra a qualsiasi livello. Chi non ce l'ha, insomma, dovrebbe avere il tempo di farlo, di maturare, poi magari con una piazza un po' più tranquilla, perché l'Akragas sì è tranquilla, però è una squadra che si doveva soltanto salvare, ma c'è anche un po' di esigenza da parte dei tifosi, sono anche esigenti loro, volevano un campionato di maggior diciamo consistenza da parte della loro squadra, anche per quelle che erano state le premesse, poi perché l'Akragas aveva cominciato anche una campagna acquisti importante, bravo, con una campagna acquisti che aveva messo su un organico interessante, e quindi ci si aspettava un campionato migliore da parte degli agrigentini, che settimana prossima giocheranno con, anzi questa settimana, termina la settimana, contro il Catania. C'è semplicemente un derby. E nella prossima puntata daremo più spazio ovviamente alla Lega Pro anche per parlare di questo derby. Alberto, no, tra l'altro i tifosi hanno giocato col nome di un nuovo arrivo direttamente dal Catania, che si chiama Di Grazia, e vorrebbero dare il colpo di grazia al Catania. Al Catania, che in caso di sconfitta, ragazzi, è seriamente nei guai. Seriamente nei guai. Parleremo la prossima settimana più approfonditamente della Lega Pro, in virtù del derby, in virtù anche del prossimo incontro del Messina, sperando di non dover pontificare per l'ennesima volta su cose particolari successe in casa a Palermo, che in questo momento dà più argomenti da discutere che non argomenti per i quali gioire. Uno di questi per gioire invece è la Primavera, che ha cominciato il torneo di Viareggio arrivando dopo una bella serie di risultati in campionato, e ha cominciato il Viareggio quest'oggi con, lo guardate da retepalermo.it, un poker contro il Moanana, squadra africana inserita nel girone che conta anche nome due... esotico, diciamo. Nome esotico, sì. Vabbè, il Viareggio c'è sempre qualche squadra che viene dal continente nero e si distingue. Quindi Lagumina ha fatto paraponzi-ponzi-po. Lagumina, che ha fatto doppietta, ha fatto paraponzi-ponzi-po. Lo vedete qui nella fotografia, ancora Lagumina decisiva, ha fatto doppietta nel poker dei Rosanero di Giovanni Bosi. E tra l'altro Lagumina seguito da vicino oggi dal suo procuratore, che è andato lì appositamente, è ritornato, sapete, essere brasiliano il procuratore di Lagumina, è ritornato dal Brasile, è andato a Viareggio a seguirlo da vicino. Grande, non l'ha deluso. L'alfiere del Palermo Primavera ormai meriterebbe spazio in prima squadra, lo diciamo, meriterebbe sempre più spazio Lagumina. Rientriamo dalla schermata tratta da Rete Palermo .it, direi di prendere altre due schermate. Una l'avete vista durante la telefonata con Alberto Cuomo, un'altra magari la facciamo vedere adesso, relativa a Franco Vasquez, aree di densità, statistiche. Io qua passo la palla a Alberto Gianbruno. No, guarda, sarò molto rapido, sia perché abbiamo pochi minuti, sia perché comunque invitiamo anche i nostri amici a seguire il nostro portale, retepalermo.it, e poi anche dei dati che sono alla luce del sole, che noi abbiamo preso dal sito della Lega Calcio, quindi non è certamente una novità. Commentando un po' quella che è stata una dichiarazione provocazione da parte di Novellino, che ha detto: ho fatto giocare un po' Vasquez prima punta, con la sorta di falso 9 che va a imperversare ora con la Roma di Spalletti, lo aveva fatto anche nel vecchio corso, ma comunque è una moda che piace, e piace molto anche al presidente Zamparini. Quest'area che vedete sulla destra, e soprattutto quella rossa, è quella dove maggiormente Franco Vasquez ha trascorso la partita di ieri. Quindi il suo Palermo-Napoli è stato specialmente a metà campo, poi un po' addirittura saliva in difesa, addirittura poi a centrocampo, però ovviamente pochissimo in difesa perché è una statistica che equivale nei due tempi, ma come vedete primo tempo sopra, secondo tempo sotto, quindi si va a prendere palla quasi dalla parte di Sorrentino. Questo ti fa capire anche come il baricentro della squadra fosse molto basso, se esatto. Vasquez è stato costretto ad arrivare fin là sotto. Mentre la prossima grafica è quella che equivale a una prima punta di ruolo vera, così come Gonzalo Higuaín, eccola qui. A centrocampo c'è stato poco e niente. In difesa neanche lo vedono, addirittura si mandano le mail con Koulibaly e Albiol e tutti gli altri, però insomma scambia palla con Jorginho, con Amsic, che poi va a fare secco il portiere avversario. Francesco, statistiche direi interessanti, e tra l'altro andando a ripescare quello che ci aveva fatto vedere Giuseppe Cerro nella rubrica Palla al centro, Higuaín
gioca sempre nei punti dove ci aveva detto Cerro per andare a innescare poi gli altri. Abbiamo visto tante volte Higuain fare quel movimento per poi fare inserire gli esterni. Allora, la differenza sostanziale tra il Palermo e le grandi squadre, perché metto solo il Napoli, mettiamoci la Juve, la Roma. Tu hai il maglioncino del Napoli, lo ricordiamo. Sì, stasera. È che il Napoli e le altre, quelle grandi, hanno degli schemi ben collaudati. Quando tu vedi giocare il Palermo sembra che parla a basket e poi basket, se pensaci tu, inventa qualcosa. Sembra quasi che sia arrivato un nuovo allenatore ogni settimana. Esatto. Sembra quasi. Però, Anche dal punto di vista di sembra quasi che sono cambiati gli allenatori, almeno 6-7. Sembra quasi. Sempre, un'impressione. Ovviamente noi lo diciamo a casa, noi la buttiamo un po' sul ridere, ragazzi, perché cosa ci è rimasto un quest'anno? Pochettino... Quest'anno cerchiamo di drammatizziamo. E c'è rimasta anche un po' di fede per quello che sarà il calendario, perché qui noi davanti abbiamo dei bei fogli dove abbiamo tutti gli scontri diretti che ci saranno da qui alla fine, quelli che ci sono stati. Insomma, io Alberto comincerei a far parlare te, nel frattempo io e Francesco ci mettiamo al passo. È un Palermo che ha scontri diretti con le squadre che stanno giù, sta messo bene, sì, è praticamente in vantaggio con tutti tranne che con l'Atalanta, un passivo pesante quello a Bergamo, rimediato all'andata, quindi l'Atleti Azzurri d'Italia 3-0. Ritorno sarà il 20 aprile al Barbera, appena 4 giorni prima della trasferta dell'anno, oramai potremmo chiamarla così, quella del Matusa di Frosinone, 24 aprile, vigilia proprio di quella che speriamo possa essere una liberazione per il Rosanero, liberarsi e scrollarsi di dosso da questa lotta alla salvezza. Col Frosinone però il Palermo è in vantaggio al momento, 4-1 al Barbera. Con l'Udinese è in totale vantaggio perché ha vinto sia all'andata che al ritorno. Col Carpi c'è un pari sostanziale, in quel caso fanno fede poi fa fede la differenza a reti. Col Verona parzialmente in vantaggio perché ha vinto, ricorderete quella giornata in cui venne esonerato di fatto Davide Ballardini, ma non dalla società. Il ritorno 15 maggio al Renzo Barbera, ultima giornata di campionato, e noi pensiamo che comunque all'ultima giornata i giochi saranno un po' fatti, almeno questa è la sensazione. Guardando il calendario anche delle altre che noi abbiamo qui, magari i tifosi a casa e chi ci sta seguendo lo possono andare a guardare anche sul nostro sito. Preannunciamo ai nostri tifosi che domani, nella giornata di domani, uscirà un bel focus fatto la nostra redazione sulla lotta salvezza. Proprio sulla lotta salvezza e il calendario. Le altre non è che si sono messe tanto Io guardavo proprio il calendario di Atalanta Udinese e hanno una quantità industriale di scontri diretti, perché comunque Sampdoria Udinese, io vedo, la butto lì così a caso, Sampdoria Udinese, comunque il Chievo è una di quelle squadre che sempre entra e esce dalla lotta per non retrocedere, comunque l'Udinese deve andare a Bergamo con l'Atalanta. Deve ospitare il Carpi all'ultima giornata. Più volte vedo qui Milan e Roma come avversarie di queste squadre. Deve andare a Milano con l'Inter, ospita il Napoli, comunque dico, non ha un calendario, ospita la Fiorentina. Il Milan è l'arbitro della salvezza. Praticamente sì. Ne incontra 4 delle 6. L'Atalanta c'ha il Genoa all'ultima giornata. Sempre il Chievo, non si sa mai quando lo incontri che cosa può fare, una squadra un po' folle. Esatto. Facciamo un gioco, abbiamo Torino, gli ultimi 2 minuti prima di lasciare spazio al palinsesto di CTS che proporrà anche la partita di basket tra l'Aquila Palermo e la Stella Azzurra Roma. Non vi diciamo come è andata a finire, ma vi diciamo che è una partita molto interessante da guardare fino all'ultimo. Facciamo un gioco, vi propongo questo gioco. Abbiamo davanti il calendario del Palermo, ciascuno di noi tre. Dove fare punti il Palermo? Allora, la prossima partita contro l'Empoli, secondo voi arriveranno punti, ne arriverà uno, 3 o 0? Alberto, bisogna andare ad Empoli per vincere. Io sposo il novellino pensiero che finalmente ha detto questa è una finale. Ero stanco, ero stufo di sentire allenatori, con tutto il rispetto per gli allenatori che si sono susseguiti, ne sono tanti quest'anno, che avevano sempre detto il campionato è lungo, non è una partita decisiva. Il campionato sta finendo, insomma, però sa, giornate, ma un altro, più il ma stai certo, stai certo che un altro allenatore al posto di Novellino avrebbe potuto dire non è decisiva perché mancano poi altre 8 partite. Invece Novellino ha detto questa è una sfida da vincere, quindi 3 punti. Quindi 3 punti, secondo te? Detto che
mi auguro che vinca il Palermo, secondo me è anche un punticino a Empoli. Tra l'altro, guarda chi si è appellato Walter Novellino per prendere punti. Ha fatto la chianata, è andato a Santa Rosa. Dovrebbe schierare Santa Rosa. Immagina di Avanti, questo pomeriggio. Avremmo qualche chance in più di salvarci, probabilmente. Allora, io dico che secondo me il Palermo va a fare un punto ad Empoli. Poi il calendario ci propone, dopo la sosta, il Chievo, la Lazio, la Juventus, l'Atalanta e il Frosinone. Io mi sono segnato qua, nello specchietto, un punto a Verona. 3 punti magari con la Lazio, che non mi sembra questo fulmine di guerra, è in casa, la vedo come la partita ideale, sarà la prima. E tutto dipenderà dall'Europa League. Sarà la prima, dopo la sosta, tutto dipenderà dopo l'Europa League, sarà la prima casalinga dopo la sosta, quindi magari speriamo anche di trovare un ambiente più più compattato dopo sereno, che la altri Pasqua risultati. Con la Juve, possiamo dirlo, magari il Palermo va a fare 0 punti e poi però c'è un'altra partita. Prima del Frosinone viene qui l'Atalanta in turno infrasettimanale e quella è un'altra gara nella quale fare 3 punti diventa fondamentale perché i punti valgono 6, no? Siamo un po' d'accordo su questo fatto che magari dopo Empoli come va, col Chievo ne fai uno, con la Lazio ne puoi fare 3, 0 con la Juve, ne fai 3 con l'Atalanta e vai a Frosinone un po' più tranquillo. Sì, Diciamo sono che lo d'accordo. specchietto ideale è questo. Sì, anche se diciamo che lascia il tempo che trova, nel senso che poi magari fai 3 punti a Empoli, ne fai uno col Verona, uno con la Lazio, Ma poi certamente si quello che fa possono. la differenza è la continuità dei risultati. Cosa che il Palermo è fortemente mancata in questa stagione. Va bene, vedremo quello che sarà l'esito della partita di Empoli, l'anteprima ovviamente di questa gara, sabato alle ore 18, si giocherà la partita, noi però l'anteprima la faremo con Palla al Centro alle ore 21 sempre su questa emittente CTS Canale 90, quindi appuntamento con Palla al Centro per il pre-Empoli e poi tutti i commenti lunedì qui nuovamente a Mix Zone con la redazione di Rete Palermo. I saluti li facciamo così velocemente, ci vediamo lunedì Roba. perché il tempo è tiranno, ci vediamo lunedì. A lunedì.